Grazie Presidente, volevo sottolineare per il lavoro dei COPAS, scusate, un altro punto importante per il lavoro per la coesione sociale e tutto ciò che riguarda le proposte di legge che vanno a regolamentare la società. E faccio riferimento a un'esperienza che è avvenuta nel comune di Arezzo, in cui ci fu una richiesta di un genitore marocchino di poter tumulare la salma del figlio nel cimitero di Arezzo. Si dette inizio a una raccolta di firme per una petizione da presentare al comune affinché la giunta comunale prendesse atto della necessità che il cimitero della città potesse accogliere anche salme di diversa religione. La mancanza di questa possibilità comportò purtroppo la necessità dei parenti del defunto a portare la salma nel paese di origine, con costi economici elevati a livello sociale, avvenendo la tumulazione molte volte nei paesi d'origine senza la presenza dei familiari più prossimi. Bisogna fare attenzione a queste particolarità. Tutte le società umane presentano forme rituali collegate al momento della morte. L'uomo fin dall'antichità si prende cura dei suoi defunti, organizza la memoria che contrasta la fine e sceglie lo spazio di lasciare nell'oblio. La fine di un individuo crea una sorta di lacerazione emotiva e sociale che si deve tentare in qualche modo di riparare. La cultura per gli antropologi è intesa come un insieme di pratiche e di apori che l'uomo apprende e trasmette in quanto membro di una particolare società. Il rito funebre, quindi, è un'espressione fondamentale dei valori e di idee condivise da una comunità ed è anche uno strumento irrinunciabile per conferire senso all'esperienza vitale e per definire la propria appartenenza culturale. Il fenomeno migratorio in Italia si è configurato come una presenza multietnica e multireligiosa che necessita di inquadrare correttamente la ricchezza di tutte le religioni, come anche saper riconoscere le differenze che seguono la stessa fede cristiana e il suo nucleo sostanziale. Se ho tempo, vi volevo leggere uno scritto di un cittadino di Arezzo, che propone questo progetto per favorire l'integrazione. Alla scadenza, mi interrompa pure, Presidente. Il verbo integrare significa comprendere il tutto. Se il termine lo riferiamo a una persona che pur vivendo in Italia è di un'altra nazionalità, vuol dire che per questa è una maggiore ricchezza culturale, perché permette che la sua cultura divenga un'assonanza con quella italiana. Non quindi una separazione fra le due entità, ma una convivenza tra soggettività diverse. Grazie.